ho realizzato per voi un piatto semplicissimo ma gustoso. Si tratta dell'insalata russa realizzata con verdure fresche cotte al vapore e con maionese fatta in casa, maionese ovviamente cotta, e semplicissima da fare. Seguite il video, scoprite tutto il procedimento e gli ingredienti che ho utilizzato. Per preparare l'insalata russa, come prima cosa vado a cuocere a vapore le verdure e per farlo mi occorrerà preparare 700 g di acqua, 20 g di aceto e un cucchiaino di sale. Poi prenderò 200 g di piselli, 400 g di patate e 300 g di carote, tutto tagliato a piccoli dadini all'incirca di un centimetro. Per prima cosa metto l'acqua, l'aceto e il sale all'interno del boccale. Quindi acqua, aceto, sale. Dopodiché posiziono all'interno del boccale il cestello in questa maniera. Metto nel cestello i 200 grammi di piselli. Io in questo caso ho preso dei piselli congelati. Metti i piselli, vado a montare il vassoio della vaporiera. Una volta montato, dispongo al suo interno le patate e le carote. Copro con il coperchio e vado ad impostare il robot. Procederò con la cottura a vapore per 20 minuti come da impostazioni. La cottura è terminata, adesso vado a togliere le verdure dal boccale e dalla vaporiera, le metto a freddare. Nel frattempo asciugo il lavo e asciugo il boccale perché vado a preparare la maionese. Eccovi quindi pronti qui davanti gli ingredienti per preparare la maionese. Maionese cotta nel nostro caso. Abbiamo bisogno di 350 g di olio di semi di girasole, di 2 uova a temperatura ambiente, di 12 g di succo di limone e 12 g di aceto di mele, un cucchiaino raso di sale. La prima cosa è mettere l'aceto, il limone e il sale all'interno del boccale. Fatto questo, imposto 100 gradi per 3 minuti. A velocità 1 e do il via. Accendo a velocità 4, do il via e inizio a mettere velocemente le uova all'interno del boccale. Chiudo, metto il misurino e verso sul tappo l'olio. Piano piano entrerà da solo. Vado a verificare. Ecco pronta la maionese. Adesso con una spatola vi faccio vedere la consistenza. Adesso porto giù tutti i residui che sono sul bordo del boccale, faccio freddare la maionese e faccio freddare benissimo le verdure che devono essere proprio fredde. Dopodiché unisco i due preparati per preparare l'insalata. Le verdure e la maionese si sono freddati, adesso vado a metterle tutte in un'unica ciotola per mescolarle insieme. Ed ora vado ad aggiungere la maionese. Ho mescolato delicatamente, ho fatto amalgamare. Adesso potete fare due cose: o disporla su un piatto di portata, una fiamminga, e servirla così in tavola, oppure rivestire una ciotola con della pellicola trasparente e posizionarla all'interno. Dopodiché, quando la vostra insalata russa sarà rimasta almeno 2 o 3 ore in frigo, potete procedere a capovolgerla in modo tale che si formi una sorta di zuccotto.
Io opto per la prima soluzione, quindi la dispongo sulla fiamminga e vi faccio vedere il risultato finale. Ecco il risultato finale pronto da servire in tavola. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, potete mettere un like a questo video e potete iscrivervi al mio canale In Cucina con Messier per vedere altre ricette, sempre realizzate con i nostri robot da cucina, sia Plus che Connect. Poi potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e potete anche seguirmi sul sito www.messierricette.it. E buona insalata russa per tutti voi!